Oggi raga siamo insieme a tutti i nostri amici. Perché siamo nella non premere il tasto sbagliato. Infatti qui abbiamo ben 4 tasti, ognuno di un... Nina, aspetta. Non devi premere nessun tasto perché non sappiamo ancora quale è quello giusto e quello sbagliato. Mi devo togliere gli occhiali, me lo sono dimenticato. In poche parole dovremo dividerci in due squadre. La squadra 1 composta da me e Kazu. Dovresti spawnare. Ah, no! E la squadra 2 invece composta da Ninna e Matti. Ho sbagliato. Ninna e Matti. Ma avevi seriamente invertito i nostri nomi? No, non l'ho mai fatto. In poche parole, raga, solo uno di questi tasti sarà buono, mentre tutti gli altri saranno cattivi. Ogni volta che premeremo il tasto cattivo, tipo che ne so, questo qui. Non è successo niente. Vabbè, insomma, il tasto cattivo corrisponde a qualcosa di cattivo, il tasto buono corrisponde a qualcosa di buono. Direi che non è difficile da capire. Diamo il via al primo turno. Kazu, sei pronto? No. No, dobbiamo premere il tasto sbagliato. Ah, ok, vabbè, io altrimenti sono fortunato. Finisce veramente male. No, fidati, io sul 50 e 50 sono sempre fortunato. Ma questo qui il problema è che è 75-25. Come 75? Eh sì, è così. Sono sbagliati. Esatto. No, vabbè. Non è facile. Direi di iniziare con la prima sfida. Allora, Kazu, io ti ho detto che sul 50 e 50 sono fortunato. Ma hai capito? Ho capito che 75 e 25, però ho minimo di fortuna anche sul 75 e 25. Aspetta un attimo, qui abbiamo 4 colori: il viola, il blu, il arancione e il verde. Ok, allora io ti. Allora, la mia strategia è questa: il mio colore blu, guarda, la mia blu. Quindi, se io scelgo l'arancione, no, sbaglio. Vado sul blu. Ok, no, aspetta! Cosa? Insieme. Potrebbe succedere di tutto. 3, potrebbe succedere di 2, tutto. 2, 1, via! È corretto? È corretto. Ok, è corretto, non è ancora... aspetta, non è ancora successo niente. Guarda lì. Ah! Ma che cavolo è? Ma mi fai paura te? Allora, ti sto dicendo che questo qui è quello corretto, fidati. Aspetta un secondo. Ma che cosa sta succedendo? Ma sto perdendo il controllo del mio braccio. Aspetta un attimo. Questo è il tuo telefono. Cosa sta succedendo? Matti, per caso ci hai regalato questo telefono? Sì, ma non l'ho deciso io! Va bene, ti ringrazio. Cazzo, te l'ho detto che questo qui blu era quello per me. Wow, che bell'iPhone che abbiamo! Siri, che ore sono? Bene, comunque è funzionante, dai. Quindi ci hanno appena regalato un nuovo iPhone! Ok, direi che come primo round non è male. Via al prossimo. Si dà inizio al round numero 2. Ok, io sono un po' preoccupato, Ninna. Matti! Lo sai che io sono brava e sono magica, quindi... Perché strofini la mia fronte? So che sono intelligente, però non perché, so se funziona... Perché se funziona così. Quale devo scegliere? Non lo so, io te lo dico, il verde è quello che mi ispira più sicurezza. Ok, avete scelto il tasto verde, ma ora che succede? Ragazzi, non sta succedendo nulla qui dentro. Si è chiusa la porta! Si è chiusa la porta! No. Ragazzi, ma i pulsanti! Non ci sono neanche più pulsanti! No, fermi tutti! Resta qui! Cosa facciamo adesso? Il vero problema è che siamo chiusi dentro, non possiamo uscire da qui! Aspetta, fermi! Ragazzi! Perché ci siamo tipo teletrasportati qui, Cap? Ci siamo teletrasportati fuori dalla stanza e loro sono chiusi dentro! Cap, guarda qui, ci sono le chiavi! C'è la chiave! Ok, basta che ne infili, giri la porta! Basta che... gira! Ci sto provando! Ma gira questa chiave! Ragazzi, non si apre la porta! E cosa dovremmo fare ora? Ragazzi, mi sentite? Sì, ti sentiamo! Cosa dobbiamo fare? Dacci dei consigli! Chi sei? Sono Cap, sono fuori dalla porta. Porca miseria, dovreste cercare i pulsanti che non ci sono più nel tavolo. Avete trovato i pulsanti? Ninna, cerca i pulsanti. Questo? No, non è un pulsante, guarda meglio. Aspetta, ne ho visto uno io, dai, è qui. Grazie, l'avete trovato. Cap, ne abbiamo trovato uno. Mancano gli altri tre. Cosa? Ok, perfetto. Ok, Cap, ne abbiamo due. Ok, perfetto, mi mancano solo gli altri due. Ah, dove potranno mai essere questi due pulsanti? Ragazzi, ce l'avete fatta? Non troviamo gli... eccolo, ne manca uno. Ho trovato, ok, quello arancione. Ne manca solo uno. Dove potrà essere? Insomma, questa stanza non è che sia chissà quanto grande. Aspetta. Eccolo. E ora? Li avete trovati tutti? Sì, vado.
Non succede niente! Devi prenderli in sequenza! In sequenza? Sì, lo faccio io. Giallo, blu, verde, rosa. Inna, non è successo niente. Mettiamo questo a posto di questo. Sì. Ok, blu, verde, rosa, ragione. Secondo round. Basta con sti round. E dobbiamo farlo. Capito, sono stato fortunato la prima volta che ho trovato quello corretto. Ma quello ora troverò sicuramente quello sbagliato. Ma per forza troverò quello sbagliato. C'è veramente pochissima probabilità di trovare quello corretto. Ok, allora, adesso ascolta me. Il tuo colore sarà anche l'azzurro, ma il mio colore è sicuramente il rosso. Oppure l'arancione, quello che ci assomiglia più è l'arancione. No. Se il rosso è rosso, il rosso potrebbe essere. Ma non c'è il rosso. Tanto io lo so che è sbagliato. Ok, dai. Ok, proviamoci, dobbiamo provarci comunque. 3, 2, 1. Kazu? L'avevo detto. Kazu? L'hai sentito il suono? Kazu? L'hai sentito? Kazu. Vai tranquillo, non è successo niente. Oh, oh. Qualcuno ha suonato il campanello. Fermo, aspetta. Cibo. Vieni a andare al campanello. E per forza stanno suonando il campanello. Chissà che sarà. Ah, sarà il corriere. Perché non c'è un andiamo, corriere. Sei pronto, signor corriere? Hai ragione, guarda, ha suonato. Che cavolo. Perché non c'è nessuno? Sono abbastanza sicuro che qualcuno ha suonato il campanello, l'ho sentito, lo giuro. No, vabbè. Hanno suonato il campanello. No, ma cosa lì? Ma l'abbiamo sentito entrambi nello stesso momento. Non ci siamo confusi, te lo garantisco. Dai, torniamo, capo, per favore. Hanno suonato di nuovo. Fermo. Io sono sicuro che questa volta l'ho suonato per forza. Che non c'è altra spiegazione. Hanno suonato il campanello. Apri piano. Cosa? Oh, cavolo. Cosa? No, cavolo. Scappa. Vai. Questa camera di porta! Chiudi la porta! Sono qua fuori! Ma sono i nostri amici! Ma sono Linda e Matti! No! Ah, ragazzi, ci avete solo fatto uno dei soliti vostri scherzi, siete proprio dei falsacchiotti! Io in questo video non mi riesco a controllare, succede tutto in modo troppo strano! Quindi vorresti dire che prima non sei te che ci hai regalato il telefono? No, è una forza che non riesco a controllare! Adesso ci siamo letteralmente teletrasportati lì e volevamo farvi uno scherzo. Secondo me te sei una falsacchiotta. Cornetti? Non ci sono i cornetti. No, non ci sono. Chiudi quella porta. Non ci sono i cornetti. Non ci sono! Signori falsacchiotti, è arrivato un altro turno per voi. Questa volta però non la scamperete, Licia. Non la scamperete proprio. Qua avanti avete i soliti quattro tasti. Quale sarà quello giusto questa volta? Io ti lascio la palla, ecco, vai. Ok, vai. Allora fatemi sentire se c'è qualche rumore che può darmi un consiglio. No, quello è troppo lungo. Dai, faccio io! Hai deciso di premere così immediatamente senza nemmeno ragionare, Dina, ma ti sei bevuta al cervello, potrebbe succedere di tutto. Chissà che cosa può essere successo ora, può essere successo di tutto. Sì. Una domanda, ma quando arriva il cornetto canutella? Il cornetto te lo vado a preparare. No, aspetta, ma che stai facendo? No, vieni qui. Preparare il cornetto canutella. Perché anche io voglio andare improvvisamente a preparare. Io non voglio. Io non voglio andare. No, non ci voglio andare. Ma perché siamo... È come se stessero facendo tutto quello che gli diciamo, hai visto? Sembrano delle persone che... È stato lui! Dici che questo è il nostro potere? Sono ai nostri piedi praticamente! Cazzo, io non voglio prendergli il cornetto, no! Stai fermo! Non portargli la Nutella! Però mi sento costretto a farlo! Cazzo, ascolta, non siamo costretti a farlo! Perché la mia mano vuole prendere la Nutella? Perché la mia mano vuole prendere la Nutella? Non puoi rimetterlo giù! Non aprire questo armadio! Cioè, non dobbiamo andare, lo devi aprire! Ninna, ti abbiamo portato i cornetti canutella, no, ma non volevamo portarti. In realtà i cornetti noi non ce li avevamo in casa, però ti ho portato due barattoli di Nutella, va bene lo stesso. Va bene? Beh, direi di sì, però aspetta un attimo. Proviamo a sfruttare questo potere. Ragazzi, io rivorrei indietro il mio iPhone. Sì, lo rivoglio ora. Come su iPhone? Come su iPhone? No, non prenderlo! Rimettilo nella testa! Non nessun iPhone! No, nessun! Ascolta, non sei obbligato a darglielo, ok? No, non sentirti obbligato, ma perché? Tieni, Matti! Perché glielo stai dando? Questo è il tuo iPhone, Matti! Questo appartiene a me. Grazie.